Sigep 2020, ci troviamo allo stand di Molino Naldoni, un'azienda che ha ben 315 anni di storia, che ora ci facciamo raccontare dall'ultima generazione, quella presente, l'undicesima, ben rappresentata da Alberto Naldoni. Alberto, benvenuto sugli schermi di OrecaTV.it. Buongiorno a voi. Allora, raccontare la nostra storia ci vorrebbe un po' di tempo, non servirebbe un po' di più di un'intervista, diciamo così. Comunque cercherò di sintetizzarla. Come dico io, noi abbiamo iniziato a fare questo mestiere nel 1705, partendo naturalmente da un molino ad acqua nell'Alto Appennino Faentino Brisighellese, in un posto che ancora oggi ci sono dei ruderi. E da questo mulino qua ci siamo trasferiti pian piano fino a Faenza, così in maniera molto sintetica e molto breve posso raccontare i nostri passaggi. Dopo il molino, il primo molino, che era il molino di Boldrino, siamo andati al molino di San Giovanni in Marignano, vicino a Marradi, sempre nell'Appennino, al confine fra l'Emilia Romagna e la Toscana. Poi ci siamo trasferiti un po' più a valle, nella zona di Modigliana, che abbiamo avuto prima un molino a monte di Modigliana, che era il molino Tavernelle, e poi un molino a valle, che era il molino di Bellone, molino al quale abbiamo dedicato anche una farina macinata a pietra tipo 1. E poi, sempre trasferendoci a valle, perché abbiamo fatto sempre, abbiamo seguito, come dico io scherzando, il corso del fiume, perché tutti i molini che ho nominato finora erano molini ad acqua, ci siamo trasferiti nel primo molino a cilindri a Marzeno, molino che abbiamo ancora attualmente e abbiamo trasformato in molino 100% bio. È uno, direi unico, non diciamo unico, ma sicuramente uno dei pochissimi molini in Italia dove si macina solo grano biologico e prodotti biologici. Maciniamo grani a chilometro zero e grani naturalmente certificati biologici. Dopo questo molino qua, nel 2013 abbiamo avuto l'opportunità di acquistare un'area molto importante a Faenza sul fronte autostradale, e lì pian piano, mica tanto, perché è stata abbastanza rapida l'evoluzione, abbiamo costruito l'ultimo impianto, un molino completamente nuovo dove maciniamo 280 tonnellate di grano, naturalmente lì convenzionale, ogni giorno. E qui a Sigep 2020 che cosa presentate? Ma a Sigep 2020 nel nostro mondo sempre qualcosa di nuovo si cerca di presentare, nel nostro mondo come in tanti altri settori. Quest'anno a Sigep 2020, per quanto riguarda il molino di Marzeno, che abbiamo trasformato, come dicevo prima, a molino biologico, presentiamo la farina di farro sia integrale che bianca a marchio Farinaria, perché con la partenza del molino di Faenza, il molino nostro, chiamiamolo fra virgolette vecchio, l'abbiamo trasformato in un molino biologico, come ho detto prima, e con un brand nuovo che fa sempre parte della famiglia Molino Naldoni, Farinaria, e quindi abbiamo presentato queste due farine di farro. C'è una grossa richiesta di cereali alternativi, un po' per moda, un po' per vari motivi che magari adesso non stiamo a citare, e il farro fa parte di questi cereali alternativi che vengono richiesti, quindi abbiamo inserito per Farinaria i due farri, bianco e integrale. Per quanto riguarda Molino Naldoni, una tipo 1 che si va ad aggiungere a tutte le altre farine brown che facciamo già attualmente. Per chiunque sia dall'altra parte e ha seguito, sta seguendo questa intervista e magari desidera qualche informazione in più sui vostri prodotti, pur avendo una copertura commerciale estremamente capillare, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere senza alcun impegno? L'indirizzo di posta elettronica è naldoni@molinonaldoni.it, oppure mi verrebbe da dire potete visitare, ma è troppo banale, potete guardare il nostro sito, che ci sono un po' tutte le nostre farine. Abbiamo una gamma di farine molto importanti, cito quelle che nelle fiere ci vengono richieste per la maggiore, che sono le farine per pizza. A queste farine per pizza abbiamo dedicato due prodotti con grani 100% italiani,
considerate che noi nel 2019 abbiamo macinato l'83,23 di grani italiani e il 30,37 di grani certificati romagnoli. Oltre a queste due farine per pista che vi dicevo, abbiamo aggiunto ancora l'anno scorso, che lo presentammo al SIGEP nel 2019, l'Asciore, una farina tipo 2 con aggiunte di germe di grano che sta avendo un successo molto molto importante. Alberto Naldoni, grazie. Grazie a voi.